Questo nuovo video. Oggi siamo qua con un altro video, ma questa volta è un video che riguarda il Canada e sarà una specie di story time, chiamiamola così, giusto per alleggerire un po' il mood. Ecco, allora, siccome appunto ho parlato del mio anniversario in Canada che succederà a novembre, voglio ricordarmi un po' questo anniversario di 5 anni parlandovi di com'è stato effettivamente all'inizio arrivare in Canada. Io quando ho iniziato il mio canale YouTube, appunto, l'ho iniziato parlando del Canada ed ero in un altro mood, nel senso che avevo solo tante belle cose da dire, oh my god, poi col tempo è andato un po' scemando, ma vabbè. Però adesso voglio parlarvi proprio delle primissime impressioni, di come è stato proprio all'inizio, come mi sono trovata ad avere coinquilini per la prima volta, perché prima di allora non ho mai avuto coinquilini, ho vissuto solo una volta da sola quando sono stata in Erasmus, e come è stato anche trovare lavoro e tutte quelle cose lì che insomma è un po' l'inizio di quando cambi il paese, quindi non sono proprio le cose più facili, cose più belle, cose più estetiche al mondo. Allora, primissima cosa, io appunto sono venuta in Canada 5 anni fa, era il novembre del 2015, il bello che sono partita tipo il giorno dopo il mio compleanno, una cosa simile. Iniziavo l'università solo a gennaio del 2016, però volevo partire prima per abituarmi alla lingua, per vedere un po' e conoscere i coinquilini, per capire anche un attimo la città e tutto quanto. In realtà ero molto molto felice di partire. Il fatto che io sia venuta in Canada era perché volevo veramente andarmene molto lontano. In quel periodo non me la stavo passando bene in Italia, per tantissimi motivi. E quindi ecco perché anche avevo scelto di andare in Canada, tipo fuori dai coglioni, molto lontano. Vabbè, quindi sono partita, il dramma principale di quando sono partita è stato fare i bagagli, perché non potevo portarmi via i miei amati libri, è stato tristissimo. Cioè, mi ricordo il giorno prima ero con la mia migliore amica che era con me, che mi aveva accompagnata all'aeroporto, e anche il mio migliore amico si è svegliato tipo al mattino super presto per venire sotto casa e accompagnarmi all'aeroporto anche lui, ed è stato molto divertente perché il giorno prima c'era mia madre che continuava a pesare la valigia, perché ho avuto una valigia grande, una valigia piccola e tipo uno zaino, una cosa simile. Quindi insomma sono partita con poco e sono partita solo con le cose invernali, perché poi mia madre mi ha detto: guarda, ti spedirò le cose estive. E mi ricordo che mia madre continuava a pesare la valigia e diceva: guarda che c'è troppa roba, che cacchio ci hai messo? E quindi io continuavo a mettere i libri, mia madre: togli via i libri! Io ero là che tipo volevo piangere perché mi stavano togliendo i libri, tipo niente, era molto divertente, ma tipo volevo piangere un po' perché mia madre mi ha tolto veramente tutti i libri, mi sono ritrovata solo con tipo 3 libri, ma io non potevo partire senza i miei libri, cioè questa cosa mi aveva veramente tipo sconvolto la vita. Quindi niente, sono partita, è stato un volo, non è stato un volo diretto, mi ricordo, mi sa che avevo fatto scalo a Bruxelles, mi ero messa il super super grande Woolrich, qualcuno l'aveva regalato a mia madre, ma era enorme per me, l'avevo utilizzato durante il primo inverno in Canada, terribile, sembrava veramente l'omino Michelin, ed ero all'aeroporto con questo cosino, che in Italia non faceva così freddo, ma quando ero arrivata in Canada avevo tipo, ho fatto tipo, oh, meno male, perché ho fatto bene a prendere questa roba. In Canada, oltretutto, è venuto a prendermi un mio amico, col quale io ero in Erasmus, quindi è venuto lui a prendermi all'aeroporto, è stato super carino, perché io quando sono arrivata in Canada sono arrivata a Montreal, però io i primi 2 anni ho vissuto a Sherbrooke, dove ho studiato, quindi da Montreal a Sherbrooke è tipo 1,5 ore di macchina, quindi lui si era offerto di venirmi a prendere, ho fatto: guarda, ti vengo a prendere, perché comunque con gli autobus roba è veramente un casino. Io arrivavo tipo, quel giorno ero arrivata tipo che in Canada erano le 4-5 di pomeriggio, una cosa simile, era novembre, faceva schifo, già brutto, era già buio, e vabbè, insomma, ci siamo capiti. Abbiamo fatto la strada, ero molto felice che lui fosse venuto a prendere, perché ho visto una faccia amica, diciamo, non appena ero atterrata in Canada, quindi ero molto felice. Poi mi ha portato al mio appartamento, avevo l'indirizzo dell'appartamento che avevo preso in affitto, ho parlato col ragazzo e tutto quanto. Poi è successo che io dopo, in quell'appartamento ho vissuto tipo una settimana, poi ci siamo spostati, ma è una storia lunga, nel senso che vi lascerò il link alla story time che io ho fatto, perché ho cambiato casa, per non allungare troppo il brodo. E niente, quindi lui mi ha portato lì, io mi sono trovata lì, sono arrivata in Canada il primo giorno e ho pianto come una dannata la prima notte che ero arrivata. Cioè, sono arrivata, ho realizzato di essere in Canada, ho realizzato di essere super lontana e ho realizzato che minchia me l'ha fatto fa. Cioè, ma chi minchia me l'ha fatto fa di venire? Quindi ero devastata. Sarà stato il viaggio, sarà stato
la time zone, sarà, cioè, tutte queste cose. Ho conosciuto il mio coinquilino, lui era carinissimo, lui era francese, era in Erasmus lui, fino a dicembre, quindi lui sarebbe partito dopo poco tempo. E niente, la mia stanza era carina, avevo tirato anche fuori tutte le cose, avevo cercato di abbellire un po'. Una mia amica mi aveva regalato il primissimo Funko Pop che ho posseduto, ovvero Dean di Supernatural, e avevo questo Funko Pop e avevo la carta di Harry Potter, che ho tuttora quelle cose in casa mia, e la mappa del malandrino che un mio amico mi ha regalato proprio perché è stato il mio compleanno poco prima che io fossi partita. E ho messo queste cose, mi ricordo, sulla mia... come si chiama, sulla mia cosina, dove, cioè, come si chiama, la nightstand, cioè tipo il mobiletto che tu metti vicino al letto per metterti il telefono, eccetera. E ho messo quelle cose e ho cominciato a piangere di nuovo. Quindi niente, è stato veramente una di quelle nottate in cui tipo non sai cosa fare della tua vita e tipo dici, ma perché sto qua? Ma chi me l'ha rotto? E niente, il giorno dopo mi sono svegliata, non ho dormito bene, avevo avvisato tutti, mi ero connessa al wifi, avevo avvisato tutti, sono viva, sono arrivata, e la gente già mi chiedeva tipo, com'è il Canada? Sì, tipo, ragazzo, sono appena arrivata, cioè state tranquilli, devo ancora capire dove sono. Il giorno dopo sono andata all'università col mio coinquilino, perché dovevo fare delle cosine all'università, e avevo visto il campus, e mi ricordo che ero salita sull'autobus. E questo autobus andava e non capivo niente, le strade sembravano tutte uguali. E se torno a casa, se torno dopo a casa, come che ci arrivo? Quindi ero tipo veramente in panico perché non avevo ancora internet sul telefono, avevo niente. E niente, sono andata all'università, ho fatto le cose che dovevo fare, per fortuna l'università è andata tutto bene. Ero tornata a casa e anche lì mi è caduto il mondo addosso perché proprio non mi capacitavo ancora. Poi il mio coinquilino era tornato dall'università e mi ha detto: guarda, se vuoi possiamo andare al centro commerciale, così ti fai il numero. In quel momento io non ero ancora, tipo, avevo il visto, ma non avevo un conto bancario, non avevo ancora il National Security Number, che è tipo è un numero di cui tu hai bisogno, soprattutto in North America, credo, si utilizza in Canada e negli Stati Uniti, credo, che tu devi fare tutto con quello, cioè c'hai questo numero super segreto, con cui, che devi darlo per esempio al datore di lavoro, che viene usato quando ti fai delle cose tipo un numero di telefono, cioè insomma quello che chiedono dappertutto, vabbè. Io non l'avevo ancora fatto perché non ero ancora andata dovevo andare al comune per fare tutte quelle cose, quindi quando sono andata a fare il numero di telefono mi hanno fatto solo una prepagata del cacchio, mi hanno detto: una volta che c'è quel numero puoi tornare e ti facciamo un numero decente, no? Quello che paghi al mese, eccetera. E poi col tempo ero andata a farmi tutte queste cose, ho fatto il conto bancario, tutte queste belle cose, un po' da adulta, che sì, cioè ho detto, non lo voglio fare, non lo voglio fare. E niente, quindi come vi ho già detto, dopo una settimana avevo cambiato casa, andate a vedere la story time del perché ho cambiato casa, è molto divertente, giuro. Quindi ho cambiato casa e mi sono ritrovata a vivere in una casa con 5 persone. Eravamo in 5, sì, eravamo in 5, però in realtà la casa era divisa, tipo, erano due case insieme e avevamo in comune la lavanderia, tipo, dove c'è la lavatrice e l'asciugatrice, e quindi noi in realtà eravamo tipo in 10 che comunicavamo, che andavamo sempre a parlare con gli altri, perché il mio coinquilino conosceva tutti, io non conoscevo ancora nessuno, però giustamente dopo li ho conosciuti. Quindi il primissimo mese, quindi fino al Natale, è stato bellissimo, perché effettivamente io con queste persone sono andata super d'accordo fin dall'inizio, però erano tutti in Erasmus, quindi sono tutti partiti praticamente a dicembre. Sono andati, quasi tutti erano andati a New York a fare tipo il Capodanno a New York. Io non ero andata perché vabbè, ero appena arrivata, ero poraccia, cioè dove cazzo vai a New York, ma che è, cioè, quindi io non sono andata e quindi ho passato il Natale da sola, è stato tristissimo, anche lì pianti, terribile, quindi ogni giorno sentivo per Skype i miei genitori, mi facevo fare vedere la gatta, mi parlavo tipo con i miei amici, cioè all'inizio cercavo di prenderla bene, del tipo, mio Dio, cioè, anche gli altri, cioè, oh mio Dio, sei in Canada, deve essere così fico, onestamente voglio dire, sono arrivata in una città veramente pezzente, quindi non c'era niente di chissà che movida pazzesca. Quindi diciamo che all'inizio cercavo anch'io di tenere un po' buon viso cattivo gioco, ma in realtà i primissimi mesi, almeno fino a quando non ho iniziato l'università, avevo sofferto tantissimo, e quindi tendevo sempre a parlare
parlare ogni giorno con i miei genitori, anche se non avevo niente da dire, anche se cercavo sempre là di distarmi. Quindi insomma i primi mesi non sono stati granché. Poi una volta che ho iniziato l'università ovviamente è stato già meglio. Se volete tipo delle story time in più per quanto riguarda l'università le posso fare, cioè ho delle robe da raccontare che si possono raccontare, per carità, altre che magari non posso raccontare, ma vabbè. E quindi lì tipo una volta che ho iniziato l'università è andata già meglio, l'unica cosa è che appunto vivevo da sola, cioè non avevo coinquilini. Poi la mia padrona di casa, siccome lei era padrona di tutte e due le case che comunicavamo, ha detto vai nell'altra casa perché ci sono ancora tre persone nell'altra casa in modo che tu non stia sola in questa casa. Quindi ho cambiato, ho dovuto cambiare di nuovo camera, di nuovo fare le valigie, di nuovo far tutto, di nuovo spostarmi nella camera, ma vabbè. La cosa bella di questa casa è che appunto tutto era fornito, nel senso c'erano tutti i mobili, tutte le cose, addirittura asciugamani, lenzuola, tutto c'era, quindi io non ho dovuto comprare assolutamente niente e quindi ho amato la follia questa cosa perché ho detto cioè ero appena arrivata, non volevo comprare pure mobili perché qua in Canada è abbastanza normale che tu affitti una casa e non c'hai niente dentro. Infatti per esempio da quando sono andata a vivere con lui abbiamo sempre preso degli appartamenti che non avevano niente, cioè a parte la cucina, il bagno, quelle cose lì, ma tutte le altre cose dovevamo averle noi, perché appunto quasi nessuno ti fornisce queste cose. Però ho cambiato stanza, ho iniziato l'università, quindi iniziando l'università ho iniziato a essere più occupata. Però comunque il primo semestre è stato un pochino, non è stato il migliore della mia vita, nel senso che eravamo pochissime a questa magistrale. Io stavo cercando anche lavoro perché da una parte ero molto frustrata perché già l'università costava tanto, non volevo lasciare tutto sui miei genitori perché loro comunque mi pagavano l'università e poi mi davano anche dei soldi da vivere mensilmente, io non volevo, cioè volevo mantenermi almeno per le mie spese, per le mie cose. Quindi non riuscivo a trovare lavoro, ho fatto colloqui, ho fatto cose, ma moltissima gente vedendo il tuo curriculum che avevi solo esperienze italiane erano tipo... sei sicura che stai a fare la cameriera? E tu sei tipo ma dai, ma, cioè manco avessi applicato per un lavoro tipo la CEO della compagnia, ma dai cameriera, mi metti in dubbio le mie esperienze, ma va a cagare. E quindi niente, alla fine il primo semestre è stato un po' frustrante proprio perché non riuscivo a trovare lavoro, ero abbastanza giù, ed ero anche sola comunque, cioè se già tuttora non ho amici figuratevi allora. E all'università le cose stavano andando bene, nel senso però eravamo pochi in questo programma e quindi essendo pochi, se tu non partecipi alla lezione, sai, tipo i professori ti vedono un po' se non partecipi. Il mio problema qual era? È che io non parlavo ancora tanto bene francese, l'accento in Quebec è molto diverso, per fortuna all'università i professori parlavano un francese più pulito rispetto al québécois di medio, però comunque facevo molta fatica e mi vergognavo anche a parlare francese proprio perché sapevo di non avere un livello super alto di francese. E alcuni prof, ovviamente i prof non sono stati stronzi, capivano anche la mia situazione perché il francese per me era la quarta lingua e loro quando hanno saputo questa roba hanno detto oh mio Dio, pazzesca sei! E io però mi sentivo un fallimento totale. Quindi diciamo che alcuni prof sono venuti a vedermi alle volte dicendo sai dovresti partecipare un po' di più, dovresti tipo, perché insomma è molto importante, perché anche questo fa parte del tuo voto finale, perché è vero che qua il metodo è molto diverso di insegnamento e anche di valutazione, ho fatto video al riguardo se volete andare a recuperarli. Quindi diciamo che i primi mesi sono stati tipo tutto uno, oh mio Dio ma perché tutto a me? Tipo sai, tipo una cosa del genere. Poi ho capito che insomma devo darmi una svegliata e che devo cercare di fare del mio meglio. Quindi dopo due mesi in cui ero tipo là, oh mio Dio, faccio schifo, sono fallimento, ho detto sei una deficiente, vai a studiare, cerca di fare del tuo meglio, parla il tuo broken French, non ce ne frega niente, fai del tuo meglio. Infatti ho iniziato a essere molto più attiva, ho iniziato a essere tutto punch, 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 para punch, avevo già l'idea della tesi, mi ero trovata la prof per la tesi, avevo già cominciato la tesi tipo dopo tre mesi che ero in Canada, la gente era tipo ma tranquillizzati. Quindi diciamo che ho iniziato a darmi un po' più di motivazione, infatti quando ero tornata al semestre dopo ho avuto tipo gli stessi prof ed altri prof e la stessa prof che era stata quella primissima che mi diceva sai dovresti partecipare di più perché non fa bene, ha iniziato a dirmi tipo sempre tipo brava, mi piace molto, sei migliorata un sacco sia la lingua sia le cose, sei attiva, mi piace, boom boom, quindi ero molto più felice. Ma il primo trimestre, scusate che qua sono divisi in trimestri, cioè da gennaio ad aprile è stato un po'
Per fortuna poi, per carità, è finito bene, nel senso che il mio primo semestre è andato super bene, ho avuto dei voti super, super buoni perché comunque a un certo punto mi sono data una svegliata e ho detto te devi dare una svegliata, devi studiare, cioè devi fare cose e basta. Quindi niente, cioè sì, questa è stata un po' l'esperienza universitaria, ma posso andare più deep se volete di video farti, giusto per non fare questo video di 50 minuti. Poi cos'è stato? Oh, sono riuscita finalmente a trovare il lavoro ad aprile, quindi dopo ben 6 mesi che ero in Canada, sono riuscita a trovare lavoro, ovvero quel negozio di merda dove ho lavorato per 2 anni, però dove ho conosciuto lui. Quindi questo è stato il negozio, appunto, il famoso luogo di incontro nostro romantico, vabbè. Però anche su quel negozio, minchia, quante ne avrei da dire. Però sono riuscita finalmente a trovare lavoro, quindi ero super felice, era finalmente un lavoro, cioè la paga era super buona, onestamente, perché la città dove vivevo era poco costosa. L'affitto, una miseria costava, rispetto a Montreal, una miseria costava. L'università, appunto, i miei mi aiutavano con l'università, poi sono riuscita ad ottenere la borsa di studio alla fine, cioè l'ultima parte dei miei studi sono riuscita ad ottenere la borsa di studio. E quindi tipo quello stipendio che io prendevo per fare un part-time, perché facevo un part-time all'inizio, poi durante le vacanze facevo un full-time, pazzesco, cioè riuscivo a vivere, comprare le mie stronzate, ero diventata un pochino una spendacciona, però sì, cioè ero molto felice della cosa, era un lavoro de merda, però ero molto felice perché pensavo cash, cash. La spesa costava pochissimo, infatti, cioè la spesa, oddio no, la spesa costa tantissimo qua, infatti io veramente mangiavo, a parte che io mangiavo malissimo, come ho detto, io prima di diventare vegetariana mangiavo veramente da cani, mangiavo pochissimi prodotti animali anche lì perché costavano troppo, mangiavo tipo forse il pollo una volta a settimana, questa era la mia carne, e ogni tanto compravo il bacon perché vabbè il bacon era buono. Però i miei genitori all'inizio mi mandavano un sacco di pacchi, quindi mi hanno mandato il pacco tipo a Pasqua, poi me l'hanno mandato a Natale, mandavano veramente cose enormi di roba, quindi avevo tipo, che ne so, il tonno in scatola per tipo 3 mesi. Mia madre era pazza con queste robe, adesso non me le mando più e sono tipo piangendo, però vabbè. Però sì, quindi diciamo che la vita da fuori sede è stata un po', sì, soprattutto dal punto di vista della cucina, veramente mangiavo di merda, di merda. Ma vabbè, sono sopravvissuto, questo è l'importante. Poi appunto io lavoravo, comunque il weekend li spendevo un po' lavorando. Avevo cambiato casa, non so se l'avevo detto, ma avevo cambiato casa ad aprile, a fine del mio primo trimestre avevo cambiato casa, ed ero andata a vivere con una ragazza e un ragazzo, e 2 ragazze, ma col ragazzo non c'era mai, tipo, con cui appunto io tuttora parlo, sono stati forse le unici persone con cui tuttora ho mantenuto il rapporto. E niente, quindi avendo iniziato il lavoro e tutto quanto, tutto andava meglio, l'estate l'ho passata lavorando, avevo conosciuto lui in quel periodo, e avevo iniziato anche la mia tesi, quindi quella è stata un'estate abbastanza chill. Quindi stiamo parlando di appunto i miei primi 8 mesi in Canada. Quindi questo, vorrei fermarmi qua, giusto perché, per capire un attimo, però posso continuare ovviamente come è stato, ma queste sono state un po' le prime impressioni, cioè le mie prime cose in Canada sono state un po' quelle, sempre la scoperta di cose. Non ho viaggiato tanto perché appunto non avevo tanto, tanto, tanto tempo libero, il poco tempo libero che avevo era quello che lavoravo, studiavo, eccetera. Poi ero tornata a casa la prima volta dopo un anno che ero via ed è stato molto bello, solo che ero tornata solo 2 settimane, sono passate in un battibaleno, veramente è stato orribile, però diciamo che a parte i primi mesi in cui è stato veramente brutto periodo per me, dopo l'ho vissuta molto bene il Canada, nel senso che poi ho conosciuto comunque anche lui, avevo comunque anche gente al lavoro con cui uscivo ogni tanto e tutto quanto, quindi si stava bene, si stava bene. E niente, io fermo il video qua. Perché appunto stavamo parlando delle prime impressioni di come è andato la primissima volta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi interessano altri video così, magari posso entrare nei miei ricordi e raccontarvi qualcos'altro. Perché so che vi faccio un video sul Canada, non so perché, ma vabbè. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!